parmigiano. Sappiamo che molti albanesi sono stati vostri ospiti e molti medici sono venuti a specializzarsi. E 5 albanesi studiano. E nel 91, quando c'è stato quell'esodo un po', ecco, così massiccio verso le coste italiane, noi abbiamo ospitato, diciamo così, molti albanesi che avevano esigenze di essere curati, e veramente tanti, perché è stato forse l'ospedale che più di tutti, sia per la sua ispirazione cattolica e sia per la vicinanza a Bari, ha forse ospitato più di tutti gli altri ospedali gli albanesi. Qui, proprio per un puro caso, rivedendo un po' i conti, vedo che abbiamo avuto 1310 albanesi nel 91 ricoverati, per un totale di giornate, appunto di 1300 giornate di presenza, di occupazione dei nostri posti letti, che sono tanti all'interno del nostro ospedale. E per tradurle in termini in cifre, per un importo di quasi 700-800 milioni di spese che noi abbiamo sostenuto per l'assistenza di albanesi. Ma insieme a questa attività di ricovero abbiamo svolto anche attività di cura ambulatoriale, perché questa zona ha ospitato in alcuni villaggi e campeggi, soprattutto qui a Cassano, qua vicino, a 3 chilometri, c'è un grande campeggio che ha ospitato molti albanesi, quindi avevano bisogno di prestazioni quotidiane e quindi noi siamo stati sempre disponibili. Per ciò che riguarda invece la parte formativa, qui vengono ormai con una correntezza e ciclica la partecipazione di medici albanesi e anche non medici, comunque personale sanitario che viene quando lo ritiene opportuno, viene qui per imparare le tecniche della medicina moderna. E questo certamente favorisce e favorito questo incontro dalla grande opera di mediazione che fa la comunità Incontro di Castellaneta, che agisce insieme a noi e che è stato, diciamo, il pioniere del nostro territorio nei confronti dell'approccio, dei contatti con il popolo albanese. Insieme a questa attività di formazione all'interno dell'ospedale, poi ci sono 5, come ha già detto lei, che sono strutturate all'interno della scuola e che seguono corsi triennali per conseguire poi il diploma di infermiere professionale. Ritengo che questo nel futuro possa anche essere ancora di più, diciamo, ampliato. I contatti, se si susseguono con la stessa frequenza, certamente potremmo seminare per ospitare ancora un numero maggiore di studenti albanesi che vogliano seguire questa strada. Ci sono le prospettive al futuro? Le prospettive sono abbastanza rose, noi siamo aperti al popolo albanese, come ho già detto prima, e con l'attività di formazione infermieristica soprattutto, che deve essere certamente finalizzata a costruire formazione in Italia perché poi il popolo albanese possa utilizzare questa capacità, questa formazione. Questa formazione che noi diamo ai ragazzi albanesi in Italia. E in questa prospettiva, appunto, noi stiamo organizzando una scuola per infermieri professionali a Elbasan, attraverso la Nunziatura Apostolica di Tirana.
ci è stata messa a disposizione un fabbricato che noi dovremmo nel più breve tempo possibile ricostruire per ospitare una scuola per infermieri professionali. È chiaro che i ragazzi che vengono qui a formarsi, ad acquisire il titolo di infermiere professionale, potranno dare il loro contributo sia all'interno delle strutture sanitarie che all'interno della scuola per essere di aiuto ai ragazzi che si iscriveranno nella scuola che stiamo organizzando del Bassano. Anche per questi ragazzi è aperta la possibilità di poter fare eventualmente a fine corso un tirocinio pratico presso di noi, perché siamo consapevoli che le strutture sanitarie che oggi sono presenti in Albania forse non hanno quelle apparecchiature, quella organizzazione. Noi comunque siamo sempre disponibili a raccogliere ogni così iniziativa che eventualmente le autorità albanese volessero intraprendere col nostro aiuto, con la nostra esperienza, per il tramite sempre della Nunziatura Apostolica, che per noi è il punto di riferimento in Albania. Per cui tutto quanto in tema di sanità si intende fare in Atirana e anche nelle province periferiche, noi siamo disponibili ad offrire la nostra esperienza, che non è poco perché è un'esperienza secolare quella del Miulli, che unisce oltre alla pratica sanitaria la testimonianza cristiana all'interno delle strutture ospedaliere. Per cui va bene la formazione professionale perché serve a costituire un corpo di professionisti perché la sanità albanese possa crescere con gli albanesi, ma chiaramente è necessaria l'esperienza organizzativa che noi siamo disponibili a mettere a disposizione non soltanto per l'attività di formazione, ma anche per l'attività sanitaria, ospedaliera ed ambulatoriale vera e propria in tutti gli ospedali in tutte le organizzazioni che le autorità albanesi intenderanno realizzare in Albania. Sappiamo che molti albanesi sono stati. Ma beh, se non ripeto. No. Sappiamo che molti albanesi sono stati vostri ospiti e molti medici sono venuti a specializzarti. Il mio personale, quello c'ha 25 Ci sono le prospettive al futuro. anni. Vedi. Per dare un'idea. Questo qua.
in questa. Sì. Il cappello, eh sì, allora preciso. Fatelo girare così. Sì. Questo laterale. Non c'è il laterale. Sì, sì, c'è anche il laterale. Se tutti voi, non voglio essere un ridiero. Va bene, Nino, Saverio. Grazie a tutti, naturalmente. Grazie, ciao. Se vuol prendere degli appunti, sì. Questo reparto può servire diversi tipi di interventi, urologia, trapianti d'organo, trapianti di cuore, rene, deve essere attivato. Per tutto, ostetricia, chirurgia generale, chirurgia toracica, neurochirurgia, cervello, sì. Nefrologia, reni, quindi qualunque tipo di intervento chirurgico può essere realizzato in questo reparto. In questo reparto ci sono, oltre tutte le equip che vengono poi di volta in volta mediche, 15 operatori professionali, loro, che presiedono solo a questo reparto e sono specializzati per questo reparto, 15 infermieri professionali. Le idee candide che devono essere comprese, se ci siamo, quanti uomini, quanti buddhisti che faranno servizio. Allora, questo può essere bello come scuola. Ah, le autoclave, le avete visto? Le autoclave, sì. Da sterilizzare. Sterilizzazione. No, signora, devo girare con un addono. Come se state facendo funzionare. Mettetevi vicino. Non fa niente. No. Fai una cosa per me. Fai una cosa per me. Vado io. Aspetta. Sì. Questa. Tutti e due. Sì. Che tocca. Un minuto. Perché molto luce. No. Mi basta questa luce. No. Grazie. Prego. Apri. Poi chiaramente. Sono i medicamenti? Sì, tutti i farmaci che servono per l'anestesia. Yeah.
mentre tutto il personale, sia tra i diritti, accede dall'altra porta, dall'altra parte e riesce dall'altra parte. Quindi qui non c'è un percorso se non dei malati soldati che entrano ed escono. Già preparati. Già preparati. Già preparati. E questo quello che io dico sempre agli amministratori, che questo non è uno spreco, ma è un risparmio. Perché sono stati operati da 2, 3, 4 giorni non fanno antibiotici. Io diciamo dei costi oggi enormi, si finisce con avere un risparmio notevolissimo, non solo per un mese, se compri quelli da 200 spendi inizialmente di più, quelli li usi per un anno e quindi alla fine non... Per cui tutta questa cosa che è senz'altro costata molto come impianto, però come gestione poi c'è un... Noi dobbiamo andare lì dopo. Sono troppo piccolo. Sono penale. Come sono la piccola? Noi abbiamo... Viene.
era successo. Allora adesso andiamo. Andiamo? Sì, pensate, c'è una lunga ripresa, ce ne sono morte. Ma più per simpatica, guarda. È sorriso, è su quello ed è implicito nel termine simpatica. Perché non portare in Albania? Perché no? Dipende da lei, dipende. Bene, non per visite però. Non sono mai viste quelle, perché non andiamo là. Non per visite, io voglio andare a rendermi utile e poi tornare. Adesso solo quello si può fare, tanto non si può fare. È utile, no? Bene, solo allora. La signora albanese? È la giornalista. Occhi scuri, le femminucce sono bionde occhi chiari. Il cancello? Il cancello? Sei tutto bandito. Cosa sta dentro? Lascia stare il motore. Senza pretese, 18 anni, pretese nel senso di fidanzamento. Sì, sì, però scusa, come allora non è la mano. No, a me non interessa niente, cambi in niente.
questo qua, quello che ci lava il bagno, lava le lenzuola, perché... E tutti chiedono dove può nuovo passare. Era un momento che non mi andava così, prenda quello che mi è. Ma sei il mondo regalato così? Questo. Che sta facendo? Si sente, è muto da Daniele, eh? Si sente. Oh, ma io, grazie a voce dopo. Sì, va. La prima sa perché non ci vuole fare. Ma è che mi raggiunge te giusto, non ci vuole fare. Ma è che mi raggiunge te giusto, non ci vuole fare. Ma è che mi raggiunge te giusto, non ci vuole fare. Ma è che mi raggiunge te giusto, Që kur erdhëm në fillim, komitetin